Tra il 1988 e il 1989, Kieślowski, un regista polacco, realizza dei mediometraggi di circa 55 minuti ciascuno sui 10 comandamenti. Il primo è dedicato proprio al primo dei comandamenti, Io sono il Signore tuo Dio. E in una delle scene più interessanti di questo mediometraggio si vede il protagonista Powell, il piccolo bambino, che si trova a giocare con il computer e ad un certo momento si stoppa chiedendo alla zia come fosse Dio. La zia, senza dilungarsi in parole o in altro, si avvicina al bambino, gli accarezza la testa, lo stringe a sé, fino proprio a fare in modo che il bambino si accovacci con la testa sul suo petto, al che la zia chiede al bambino come ti senti? E lui risponde: mi sento bene, mi sento veramente bene. La zia risponde: ecco, Dio è così, Dio è come un abbraccio. Mi piace utilizzare questa suggestione non perché vada dietro a quelli che sono gli espedienti emozionali, ma perché le immagini ci aiutano a capire quello che diversamente sarebbe troppo difficile spiegare. Come si fa a dire chi è Dio o riuscire a rispondere alla domanda chi è la Trinità? È davvero, davvero difficile. Subito comprendiamo che non si tratta di concetti, si tratta di esperienza. Padre Hermes Ronchi dice che chi volesse spiegare la Trinità attraverso dei concetti cadrebbe nell'errore di volere spiegare una parola a partire dall'inchiostro utilizzato per scrivere quella parola piuttosto che comprenderne il significato. Allora partiamo da questa grande acquisizione, e cioè che della Trinità la prossima domenica celebreremo proprio la solennità della Santissima Trinità, e leggeremo proprio in questa domenica un brano di Giovanni tratto dal capitolo 3, soltanto tre versetti, il versetto 16, 17 e 18. E dunque la domanda ce la porremo: chi è la Trinità? Come spiegare la Trinità? E allora, attraverso questa suggestione, vi dicevo, di questo mediometraggio, possiamo in qualche maniera aiutarci a capire che la Trinità è l'abbraccio di Dio nei nostri confronti. Dicendolo così sembrerebbe soltanto una bella immagine, ma se andassimo a spulciare un po' quello che i nostri padri della Chiesa ci hanno detto, soprattutto i padri della tradizione orientale, potremmo subito imbatterci in un'espressione che la dice lunga davvero sull'abbraccio di Dio, perché i padri dicono che il Figlio e lo Spirito Santo sono le braccia di Dio. Ora, cos'è l'amore? Cos'è questa espressione di una circolazione di affetti, di allegria, di entusiasmo, di complicità, di bene, di profondità di pensiero, di segreti, se non l'esperienza dell'abbraccio? E allora vorrei invitare me stessa e voi ad entrare in questa lezione sentendoci già abbracciati da Dio e comprendendo che Dio, che la Trinità è un abbraccio d'amore. Possiamo comprenderne l'altezza, la profondità, la larghezza, solo se ci lasciamo proprio abbracciare da Dio e sentire davvero che da questo abbraccio nasciamo e all'abbraccio della vita eterna siamo chiamati. Tra l'abbraccio dell'in-principio e l'abbraccio del compimento c'è tutta l'esperienza che dice Dio, cioè l'esperienza dell'amare che si coniuga lentamente nell'esperienza del donare. Avete compreso allora che il tema della nostra lezione, che
comunque sarà la parola a rivelarci è proprio questo. Da un abbraccio siamo stati generati, all'abbraccio eterno siamo vocati, ma dobbiamo poter coniugare tra il tempo e la storia l'esperienza del verbo amare nel verbo donare. Ma perché la forza, la luce, la grazia, la sapienza, possano venirci in aiuto e aiutarci a comprendere il senso profondo di questa parola che ascolteremo, invochiamo lo Spirito Santo attraverso un testo preziosissimo della penna e del cuore di Don Tonino Bello. E mi piace proprio perché lo Spirito è chiamato quale inizio dei cominciamenti, no? Ed è vero, cioè, tutte le volte che noi ci accostiamo al mistero della Trinità, non possiamo se non dire che ci accostiamo con gli orecchi da iniziati. E allora chiediamo allo Spirito di soffiare in noi quella sapienza, ma prima ancora della sapienza, quella docilità alla parola, perché questa parola parli al nostro cuore, informi le nostre azioni, dirigga i nostri passi e ci introduca alla vita eterna, alla vita della Charis, alla vita dell'amore di Dio. Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell'universo e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. Questo mondo che invecchia, sfioralo con l'ala della tua gloria, dissipa le sue rughe, fascia le ferite che l'egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulle sue spalle, mitiga con l'olio della tenerezza le arsure della sua crosta, restituisci il manto dell'antico splendore che le nostre violenze gli hanno strappato e riversa sulle sue carni inaridite anfore di profumi. Permea tutte le cose e possiedine il cuore. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito delle foreste divelte, nell'urlo dei mari inquinati, nel pianto dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle spiagge di bitume. Restituiscici al gaudio dei primordi, riversati senza misura su tutte le nostre afflizioni, librati ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto, finalmente, ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà l'albero della giustizia, e frutto della giustizia sarà la pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci introduciamo allora alla lettura di Giovanni 3, 16, 18. Sono pochissimi versetti e costituiscono, rileggendo un po' la redazione del Vangelo di Giovanni, costituiscono una catechesi che Giovanni fa alla sua comunità nello scorcio nella fine, ecco, alla fine del primo secolo, quasi a spiegare ciò che nel dialogo tra Nicodemo e Gesù risulta per il primo incomprensibile. Nicodemo, lo sappiamo, la figura di un giudeo fariseo che va di notte da Gesù, è un conoscitore delle sacre scritture, va da Gesù però con la legge di Mosè in mano e nel momento in cui Gesù vuole spiegargli delle cose nuove, delle cose importanti e soprattutto il suo modo nuovo di rivelare il volto di Dio, di parlare del piano di Dio, ecco, Nicodemo si confonde, non riesce a comprendere, tanto è vero che rimane in apnea la sua esperienza di fede, almeno in questo primo momento. Poi Nicodemo tornerà alla fine un po' dell'esperienza storica di Gesù, nel momento in cui
Ecco, raccoglierà il corpo di Gesù e lo farà seppellire nella tomba che aveva preparato per lui. Indubbiamente però Nicodemo in questo momento è, per così dire, imbavagliato dentro le sue conoscenze e queste non lo aiutano a fare il salto di qualità. Eppure in questi tre versetti, dove è evidente che già Nicodemo è uscito fuori dalla scena, è evidente che viene rivelato il volto di Dio. Basti vedere i verbi che vengono utilizzati per indicare l'azione di Dio. Sembrerebbe che si entri proprio in una fase in cui Gesù faccia un monologo, ma è una fase nella quale spiega quello che aveva tentato di dire a Nicodemo, e Nicodemo però non riesce a comprendere. Ma ascoltiamo questo splendido brano che nella domenica della Santissima Trinità, andremo a ascoltare e ad accogliere. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Allora, contestualizziamo questo brano. Siamo al capitolo terzo del Vangelo di Giovanni e in modo un po' più elaborato, l'Evangelista sta cercando di spiegare questa relazione forte che c'è tra i segni, la fede, il piano di Dio e la stessa identità di Gesù. Quali segni hanno preceduto l'inizio del capitolo terzo, il segno di Cana, ma il segno della purificazione del Tempio? E quando Nicodemo all'inizio del capitolo terzo dice a Gesù che nessuno può fare i segni che fa lui, naturalmente ha come esperienza quella della purificazione del Tempio, e in questo dice anche la sua incapacità a capire questo modo di comportarsi da parte di Gesù, che è davvero diverso e divergente rispetto a come si comportino i giudei o a quello che pensino della religione o del volto stesso di Dio. Il capitolo terzo è diviso fondamentalmente in due grandi parti. Una prima parte che va dal versetto 1 al versetto 21 ed è occupato fondamentalmente dal dialogo con il giudeo e il fariseo Nicodemo da parte di Gesù. Quindi Gesù dialoga con Nicodemo. La seconda parte, quella che va dal versetto 22 fino al versetto 36, è occupata invece da una controversia tra un giudeo e i discepoli di Giovanni. Si inseriscono all'interno di queste due grandi parti dei versetti cruciali e sono quelli che vanno dal 10 al 21 nella prima parte, in cui Gesù approfondisce il piano della salvezza di Dio e come Dio si rivela. Mentre i versetti 27 e 36 introducono la figura di Giovanni Battista che ribadisce che il primato, la superiorità della dignità è data a Gesù, allo sposo e non certamente a se stesso. È proprio in questi versetti che viene detta la splendida frase di Giovanni Battista: lui deve crescere ed io diminuire. Questa un po' dice l'identità, ma anche la missione di Giovanni Battista. Cosa emerge in questo capitolo terzo? Intanto notiamo questa contrapposizione tra la carne e lo spirito, la terra e il cielo, e poi naturalmente il protagonismo è dato allo spirito e all'azione salvifica di Dio. Lo sfondo in cui si colloca il capitolo terzo è dato da una prima parte che si colloca a Gerusalemme durante il periodo della Pasqua. Siamo quindi in un periodo festivo, diciamo così. E la seconda parte, invece, è quella a partire dal versetto 22 e seguenti,
si colloca invece nella zona della Giudea, presso il Giordano, dove Gesù ecco, fa l'annuncio e battezza, e in questi pressi si ritrovano anche Giovanni Battista con i suoi discepoli. Un elemento che lega le due parti del capitolo terzo certamente è quello dell'acqua, che torna al versetto 5 e poi al versetto 23. Il che fa pensare che proprio pensando alla comunità a cui Giovanni si rivolgeva, ecco, questa sia stata una vera e propria catechesi battesimale, insomma, anche questo elemento dell'acqua lo fa pensare. Allora, dicevamo che la prima parte è dominata da questo dialogo tra Nicodemo e Gesù. Nicodemo lo presentavamo all'inizio dicendo che è un fariseo che va di notte da Gesù e che tenta di dialogare con lui, ma di volta in volta, in base a quelli che sono gli approfondimenti del dialogo a cui Gesù lo conduce, è sempre più spaesato, non riesce a comprendere la rivelazione di Dio proprio perché confonde la rinascita come la possibilità di rientrare, l'impossibilità di rientrare nel grembo della madre, mentre Gesù dice che bisogna rinascere dall'alto, quindi a partire da questa accoglienza della caris, dello spirito in noi. Brevemente mi piace anche dire che la figura di Nicodemo fa da contrasto, stride insomma con quelle figure che progressivamente si avvicinano alla fede. Al capitolo 2, alla fine un po' del grande segno di Cana, cioè dell'acqua cambiata in vino, i discepoli. L'Evangelista dice che i discepoli credettero in Gesù. Poi però, ecco, ci ritroviamo al capitolo terzo con questa figura di Nicodemo che appunto risulta quasi in apnea, dicevo poc'anzi, cioè non riesce a fare il salto di qualità, c'è un aborto del suo cammino di fede, non riesce ad andare oltre perché è retito nelle sue convinzioni. Già al capitolo 4, versetto 29, invece incontreremo la figura della Samaritana che riesce a fare un salto oltre, dice che Cristo, che chi ha incontrato è il Cristo, lo dice quando lasciata la brocca dai Samaritani. E quasi alla fine del capitolo 4, la professione di fede del funzionario regio di Cafarno, il quale, ecco, crede nella parola di Gesù, e Gesù ammira questa fede. Per poi, ecco, altre figure di fede che ecco, risultano, quindi che si ritrovano nel Vangelo di Giovanni e che poi culminano con quella figura della fede, con quella icona della fede che è Marta, la quale dirà a Gesù nel capitolo 11, versetti 27. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che deve venire. Quindi, ecco, questo è un po' il contesto nel quale ci collochiamo e collochiamo il nostro brano. E procedo adesso ad individuare un'articolazione del testo. Dicevo soltanto tre versetti. Il versetto 16 afferma l'amore salvifico di Dio che si manifesta proprio nel dono del Figlio. Il versetto 17, che è dedicato proprio alla volontà di Dio di salvare il mondo e non certo di condannarlo, e il versetto 18 invece è dedicato proprio a questa esigenza di esprimere il coraggio di credere nell'amore, in questo amore che Gesù è venuto a rivelarci. Procediamo dunque all'esegesi di questo brano, di questa pericope così breve. Bene, versetto 16. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Allora, salta subito, in evidenza che il soggetto è
Dio. Il soggetto è Dio ed è subito caratterizzato dal primo grande verbo che dice non solo l'azione di Dio, ma l'essere di Dio. L'essere e il fare di Dio, per così dire, coincidono, cioè Dio è nel suo manifestarsi, nel suo agire, si fa conoscere. Quindi ecco, la sua essenza e la sua opera diventano un tutt'uno. Ecco, Dio è amore, ciò che fa è amore, è amare, né più né meno. Questa è un po' la sua realtà. Il verbo agapan, che viene utilizzato qui per indicare l'azione, l'opera di Dio, verrà poi utilizzato ancora ben 35 volte nel Vangelo di Giovanni, ed è sostanziale, è fondamentale questo verbo. Cioè, se non si riesce a dire che Dio è amore, non si dice nulla di lui, né tantomeno riusciamo a capire anche come, attorno a che cosa questa rivelazione del volto di Dio da parte di Gesù è fatta. Cioè Gesù rivela che cosa di Dio suo Padre, se non il fatto che questo Dio è amore e che tutto ciò che dice, che fa, tutto il suo agito è amore. Non è altro, non è nient'altro che amore. Però questo amore ha tanto amato il mondo da dare, quindi è come se ci fosse una sorta di simbiosi tra l'amare e il donare, cioè è un binomio inscindibile. In effetti potremmo dire che l'uno invera l'altro, perché se l'amore è vero, si esprime nel dono, e se il dono è vero, un dono d'amore, allora non fa altro che confermare questo amore che lo sta animando. Però Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, ecco, sta a significare che c'è una relazione profonda tra il Dio e il figlio, tra il padre e il figlio. E allora in questa relazione, che non è altro che una relazione d'amore, che cosa c'è concentrato, se non tutto quello che dell'amore si può dire, dai sentimenti ai gesti e via dicendo. Amare accogliersi, perdonarsi e provare gioia per l'altro e custodire l'altro nella segretezza e prevenirlo, curarlo, custodirlo, cioè tutto ciò che è l'espressione di cura dell'altro, di trasmissione all'altro della vita stessa, ecco, questo è amore. L'Antico Testamento, per esprimere proprio il concetto di carità, di misericordia, di fedeltà, di amore, appunto, di amore fedele, usa il termine chesed. Ecco, e anche noi ce lo ritroviamo. Dio è chesed, cioè il suo amore è fedele, cioè tutto ciò che Dio ha promesso lo fa, tutto ciò che Dio ha detto al suo popolo lo compie. Nel Nuovo Testamento anche Gesù non fa altro che esprimere questo chesed di Dio, e quando lo esprime nelle sue relazioni, cioè instaura delle relazioni amicali, affabili, sempre pronte a cogliere il meglio, il bene, ciò che è nascosto nella vita dell'altro. Gesù è nell'amicizia, Gesù è nella prossimità, Gesù è in tutta la misericordia che esprime nei confronti della peccatrice, Gesù è l'amico che si attarda con gli amici nella casa di Betania, Gesù è colui che riesce ad andare oltre tutti i limiti, le piccinerie anche dei suoi discepoli, cioè ha un amore che a 360 gradi si esprime. Questo amore poi tocca le punte più alte, quando, ecco, la sera della cena, capitolo 13 di Giovanni, ecco, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè questo amore diventa ancora più forte, diventa un comandamento, perché dice ai suoi discepoli: amatevi come io vi ho amato.
Ecco, quando allora sentiamo questa rivelazione dell'amore che è l'identikit del Padre, cioè Gesù dice: mio Padre è amore, è tutto quello che potete conoscere dell'amore, io ve lo sto facendo conoscere, guardatemi, ascoltatemi, vivete con me, imparate da questo mio cuore. Infatti, ecco, accogliere la rivelazione del volto di Dio da parte di Gesù significa nella nostra vita comportarci come lui, amare come lui, parlare come lui, perdonare come lui, accogliere come lui. Al versetto 17 campeggia, ma già al versetto 16 era stato annunciato, ecco, al versetto 17 troviamo la parola mondo. Sappiamo che sfogliando appunto e interrogando proprio la teologia giovannea relativamente alla parola mondo possiamo davvero trovarne diversi significati, perché il mondo è la terra, quindi la condizione nella quale viviamo, ma mondo è anche l'umanità, può anche indicare un piccolo gruppo di persone, può indicare questa stessa realtà di tutti i figli di Dio amati da Dio Padre. Però il mondo anche in Giovanni sta ad indicare quella porzione di umanità che preferisce abitare le tenebre piuttosto che accogliere la luce. Come sentiamo il prologo che fa da ouverture al Vangelo di Giovanni, ci accompagna nella comprensione di ogni pagina di Giovanni, proprio perché il contrasto è sempre lì, tra la luce e le tenebre che non vogliono accogliere la luce e rimangono prigioniere della morte e della notte. Quindi in questo caso, ecco, cosa sta dicendo il versetto 17? Cioè, questo mondo che è oggetto dell'amore di Dio, e questo amore di Dio si è concretizzato nel dare il figlio, ecco, questo mondo non è oggetto del giudizio di Dio. Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Cristo Gesù. Ma la condizione perché questa salvezza possa avvenire qual è? Che il mondo creda. Che il mondo creda che Cristo è il figlio di Dio, che è stato mandato proprio per rivelare il volto dell'amore di Dio, il volto del Padre. Quindi, allora, vediamo come questa accentuazione del progetto di salvezza di Dio sia dato proprio dentro a questo discrimen tra un'accoglienza e una no, non accoglienza. Dio non giudica, cioè Dio non è venuto, non ha mandato, voglio dire, il figlio per giudicare il mondo. La stessa croce non è l'esperienza del giudizio per il mondo, ma è la carta magna, è quello specchio nel quale possiamo vedere tutto l'amore, il pazzo amore che Dio ha per l'umanità. La croce non è il giudizio di Dio sul mondo, piuttosto è l'amore con cui Dio ama il mondo, cioè ama ciascuno di noi. Purtroppo però, ecco, c'è chi rifiuta questo amore, ecco, quella porzione del mondo che rimane nel buio. Al versetto 18 è detto: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Molto forte questo titolo dato a Gesù, l'unigenito figlio di Dio, che è venuto appunto per non per condannare, però ci mette nelle condizioni di poter scegliere, poter accogliere questa salvezza, accogliere la rivelazione che Cristo fa del Padre, oppure rimanere nelle tenebre. Cristo è venuto come il nostro Goel, cioè come il nostro Salvatore, come il nostro difensore.
Goel è un termine che nell'Antico Testamento stava ad indicare proprio la figura del parente più prossimo che doveva vendicare un po', doveva vendicare, oppure più che altro, più che vendicare, allo stesso tempo doveva custodire i beni dei parenti che erano rimasti, ecco, che erano rimasti in difficoltà. Vedi ad esempio una vedova che, perdendo un po' il marito, poteva essere messa un po' nella condizione, alla mercé, ecco, di chi se ne poteva approfittare. Quindi Goel era il parente più prossimo perché potesse prendersi cura di lei e dei suoi beni. Chi è il vero Goel, il difensore? Ecco, forse abbiamo trovato la parola giusta per spiegarlo. Chi è il vero difensore dell'umanità? È Gesù che si fa Goel della nostra vita, quindi è venuto per salvare, per prendere le nostre difese, ma non per combattere contro qualcuno, per distruggere qualcun altro, ma proprio perché ci vuole dare la sua vita. Questa espressione, cioè quanto abbiamo detto fino adesso, è ben espresso anche in un passo di Marco, al capitolo 10, versetto 45, lì dove l'Evangelista dice: il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto, ecco Goel, in riscatto per molti. Nel linguaggio di Paolo, invece, questo difensore che è appunto Cristo, l'Apostolo Paolo lo esprime con un'espressione straordinaria, che è la poesia dello Spirito. Mi piace poterlo dire così, ma che dice anche con quale legame la persona che si sente amata e riscattata da Dio riesce ad esprimere proprio questo connubio. Paolo dice in Galati 2:20: mi ha amato, questo Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, Giovanni, l'Evangelista Giovanni proprio riesce a parlarci della Trinità. Ecco perché nella Domenica della Santissima Trinità leggiamo questi pochi versetti, perché nella scrittura giovannea, non solo nel Vangelo ma anche nell'Apocalisse, proprio il Padre è colui che vive questa profonda unità col figlio ed è indicato come l'alfa e l'omega, colui che è, che viene e che verrà. È l'Onnipotente, quindi tre modi di dire di Dio, che dice proprio questo Dio Padre che è all'origine, è il nostro passato, è il nostro presente, è il nostro futuro, è colui che abbraccia, grazie alla sua opera creatrice, ogni cosa. Ma nel linguaggio di Giovanni anche il Figlio porta dei titoli che ci aiutano a capire davvero chi è questo Cristo. Prima di tutto è il testimone fedele, ma dire testimone significa martire. Quindi ecco, Cristo ci rivela l'amore del Padre attraverso il proprio martirio. Bellissima, ma di una intensità, quella immagine dell'Apocalisse in cui si dice che ecco, coloro che sono insieme e che sono vestiti, ecco, di vesti bianche, hanno bagnato le loro tuniche nel sangue dell'agnello. Cioè è un contrasto terribile, però, che dice proprio che la luce, quindi il riscatto dell'eternità della nostra vita, è data proprio in questa immersione nel sacrificio di Cristo Gesù. Dello Spirito Santo Giovanni parla come, ecco, sette lampade, sette occhi, sette spiriti. Il sette è il numero della perfezione, sono richiamati un po' i grandi sette doni, ma i sette occhi indicano questa capacità di comprendere il tutto da parte dello Spirito, ma anche dell'essere sempre pronto, le sette lampade che ardono davanti al Tempio. Mi chiedo adesso insieme a voi, cosa può dire questa parola alla nostra vita? Torno un attimo al tema con cui ho iniziato questa lezione divina. Il tema che ho formulato in questi termini è che mi pare possa adesso condurci ad una rilettura spirituale, di questo testo nella nostra vita. Il
il tema che ho annunciato all'inizio era così: da un abbraccio generati all'abbraccio vocati, coniugando l'amare nel donare. E vi dicevo, ecco, io penso che immergersi nell'esperienza della Trinità significhi proprio scoprire che noi veniamo da un abbraccio, cioè la nostra origine è un abbraccio, è l'abbraccio divino. Nasciamo dall'abbraccio della Trinità, di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo, perché loro sono un abbraccio, perché sono relazione, perché sono amore, perché sono principio, perché tra loro, ecco, circola questo amore infinito, straordinario. L'abbraccio però, quindi da un abbraccio generati all'abbraccio vocati, è vero che se nasciamo da questo abbraccio, anche noi però siamo destinati, vocati, chiamati all'abbraccio della vita eterna, che non è la vita che inizia dopo quella terrena, come a dire c'è una consecutio temporum tra le due realtà. Assolutamente, la vita eterna è la qualità della vita di Dio, cioè questa vita eterna di cui stiamo parlando e che appunto la parola ci sta offrendo, è la qualità di una vita che respira di Dio, che ha la materia di Dio, che ha la condizione di Dio. Però ecco, come si fa a passare dall'abbraccio da cui siamo stati generati all'abbraccio a cui siamo vocati, se non vivendo l'esperienza di Dio che nel verbo amare e nel verbo donare dice tutto se stesso, anzi, l'amare si coniuga in tutti i tempi e in tutti i modi del verbo donare. Quindi ci sono i modi dell'indicativo, quindi c'è un donare che è nella realtà adesso, ma c'è un donare che è nella possibilità, c'è il modo dell'imperatività, quindi il donare anche chiede di essere perentori, di non perdere tempo quando si tratta di donare. E poi ecco c'è l'infinito del verbo dare, come a dire che non si può mai finire di dare, ma c'è un participio del verbo dare che indica questa capacità di diventare noi stessi persone che donano. Insomma, ecco, davvero nasciamo da questo abbraccio di Dio, ma non dimentichiamo che Dio è estasi, cioè esce fuori da sé. Allora, ecco, Dio che esce fuori da sé è Figlio, è Spirito Santo e ci dona la vita del Figlio, ci dona la rinnovata vita dello Spirito. Ma se nasciamo da questo abbraccio e quindi la nostra origine, il nostro in principio è un legame, quindi il legame con la Trinità, è vero pure che all'abbraccio a cui dobbiamo poter andare, possiamo farlo, cioè ci possiamo incamminare se anche noi scopriamo che siamo un abbraccio. Cioè, ecco, quella frase che abbiamo trovato nella prima pagina della Sacra Scrittura, dove si dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ecco, questa immagine così, così bella, così forte, che dice il mistero che siamo, il mistero della Trinità, che decide, ecco, noi decidiamo di fare l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ecco, proprio questa somiglianza ci invita ad essere anche noi espressione di un abbraccio. Ma se viviamo questo abbraccio vuol dire che dobbiamo amare, vuol dire che dobbiamo donare. E allora vale la pena davvero immergersi e immergerci in questa esperienza dell'abbraccio. Abbraccio significa che anche noi dobbiamo poter coniugare il verbo amare in tanti modi e in tante maniere, senza risparmiarci, entrando nella stagione della gratuità e non certamente di quella dell'interesse. Ecco, Dio ce lo ha dimostrato, Dio ha tanto amato il mondo da dare il
il suo figlio, non ha voluto nulla in cambio, non ce l'ha donato perché ci chiedeva un prezzo di riscatto o perché noi potessimo, non so, ricambiarlo. È veramente il nostro Dio è un Dio che ha spazzato via tutti gli idoli, e gli idoli dei popoli pagani sono degli dei egoisti, sono piccini, sono degli dei vanitosi, molto attenti a se stessi, che vogliono sempre che gli umani facciano dei sacrifici perché loro possono concedere chissà che cosa e rimangono comunque nel loro mondo. Niente di tutto questo. Il nostro Dio è invece un Dio che si implica, un Dio che si dona gratuitamente. Non aspetta che facciamo noi il primo passo, è Lui che invece lo fa nei nostri confronti. E lo fa perché vuole salvarci da un grande peccato, ma anche da una grande tentazione, dalla grande tentazione del disamore, cioè Dio è venuto a salvarci da questa grande malattia, la malattia del disamore. Purtroppo, ecco, quando non amiamo siamo senza sapore, quando non amiamo siamo senza identità, quando non amiamo non abbiamo né principio né fine, quando non amiamo siamo delle persone che si chiudono ad involucro. Mentre la nostra vocazione è l'estasi come quella di Dio, ma non l'estasi perché dobbiamo alzarci da terra, lievitando, vincendo la gravità, assolutamente. L'estasi è l'uscire fuori da noi per fare le cose che fa Dio, fare le cose belle che fa Dio, perché Lui è Chesed, cioè è fedeltà, e anche noi dobbiamo poter imparare a vivere nella fedeltà e facendo della nostra vita una espressione di fedeltà. Chiudo questo momento di lezione rimandando a ciascuno di noi la domanda su come viviamo le relazioni con gli altri, su come impostiamo il nostro stile relazionale, su come coniughiamo il nostro verbo amare nel verbo donare, su come abbracciamo gli altri, se siamo davvero generosi e disinteressati in questo nostro farci prossime degli altri. Chiudo proprio questa catechesi lasciando che davvero la Trinità domenica prossima possa trovare in noi un grembo accogliente per fecondarci di vita nuova, di vita spirituale, ma anche di vita umana, più umana. Chiudo con un racconto di una tenerezza straordinaria e che a mio avviso può anche sintetizzare il percorso che abbiamo fatto. Racconta Bruno Ferrero di un episodio della vita di padre Nguyen, il quale dopo tantissimi anni spesi come professore universitario si ritira e si dedica nella comunità dell'Arca ai portatori di handicap. Un giorno si avvicina a lui Janet, una portatrice di handicap della comunità, accolta nella comunità, e seccamente gli rivolge questa richiesta. E dice: Nguyen, voglio che tu mi benedica. E padre Nguyen, pensando, ecco, di poter rispondere immediatamente, con il pollice segna la fronte di Janet con una croce, ma la ragazza sembra proprio non grata di quanto è avvenuto, e infatti subito manifesta il suo disappunto dicendogli che quel tipo di benedizione non funzionava, non andava bene. Padre Nguyen si rende conto di avere compiuto un gesto senza aver partecipato con il cuore a quanto gli veniva richiesto. Dice a Janet che la sera, quindi che durante la riunione, dopo la celebrazione della sera, avrebbe ricevuto la sua benedizione. E dunque avvenne così. La sera stessa, mentre 30 degli ospiti della comunità erano seduti a terra, Harry Nguyen dice a Janet di alzarsi e, rivolgendosi ai presenti, dice che Janet pensa di avere bisogno proprio in questo momento di una benedizione speciale.
padre Nowen. Allora, che cosa fa? Allarga le sue braccia, indossava un camice dalle grandi maniche, e Janet si lascia avvolgere da questo abbraccio, perché padre Nowen, una volta che Janet ha appoggiato la sua testa sul suo cuore, la stringe a sé. E in quel momento le rivolge delle parole dolcissime, delle parole che dicono così: Janet, voglio che tu sappia che sei l'amata figlia di Dio, sei preziosa agli occhi di Dio, il tuo bel sorriso, la tua gentilezza verso gli altri della comunità e tutte le cose buone che fai ci mostrano che bella creatura che sei. So che in questi giorni stai un po' soffrendo, che c'è un po' di tristezza nel tuo cuore, ma voglio ricordarti che sei una persona speciale, profondamente amata da Dio. Ecco, e così pensano tutte le persone che si trovano qui. Racconta ancora Bruno Ferrero che di lì a poco tutti quegli altri presenti nella comunità dell'Arca chiedono a Padre Nowen di essere benedetti. Alla fine un operatore di 24 anni dice: padre, ma a me niente benedizione. E quindi padre Nowen dice: no, certo, vieni, e fa la stessa cosa, lo avvolge con queste maniche larghe, lo abbraccia e gli dice: ecco, John, è così bello che tu sia qui. Tu sei l'amato figlio di Dio. Quando sentirai tristezza nel tuo cuore perché, ecco, proverai del dolore, ricordati che tu sei un figlio amato, infinitamente amato da Dio. Il ragazzo si commuove e risponde: grazie, grazie molte. Vorrei allora augurare a me e a voi di fare questa esperienza straordinaria della Trinità, l'esperienza dell'abbraccio. Lasciamoci abbracciare da Dio, lasciamoci portare sul suo cuore, lasciamo che il Padre ci ricrei, che il Figlio ci comunichi il suo amore, che lo Spirito ci ricordi la parola che in noi porta la vita eterna, ma anche noi facciamoci esperienza di abbraccio per gli altri, perché nell'abbraccio ricevuto e nell'abbraccio donato anche noi esprimiamo il meglio della nostra identità. Noi uomini siamo stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio, e se Dio è un abbraccio, anche noi uomini siamo un abbraccio.